A me sembra che questa manovra non abbia riformato il reddito di cittadinanza, semplicemente ha irrigidito un po' i controlli e in parte anche irrigidito le condizioni. La riflessione che la Commissione offre è invece quella appunto di una riforma più organica, più ambiziosa. Io ho sentito parlare, diciamo così, di riforma del reddito riferita agli interventi che sono stati compiuti fino qua. In verità ritengo che si tratti prevalentemente, diciamo così, di interventi puntuali che hanno affrontato alcune questioni che sono emerse dalla prima applicazione. La riflessione che la Commissione offre è invece quella appunto di una riforma più organica, più ambiziosa. Sono ottimista sul fatto che alcuni interventi, che tra l'altro incrociano alcune cose che sono già presenti nella manovra di bilancio, possano essere utili per definire nel dettaglio ulteriore, diciamo, alcune scelte già compiute. Ce ne sono altre che invece secondo me hanno una valenza di buon senso e che possono essere recepite, ce ne sono alcune di carattere politico più impattante, sulle quali le forze politiche faranno le loro valutazioni. Ci siamo misurati con le criticità proprie del disegno della misura e ne abbiamo individuate al momento 5 grossi gruppi. Sono problemi di accesso, quindi scala di equivalenza svantaggiosa nei confronti dei minorenni e delle famiglie numerose e con minorenni. Equipariamo adulti e minorenni e anche alziamo un pochino la soglia massima del coefficiente, contestualmente abbassando l'importo minimo da 500 a 400 euro, cioè operando una redistribuzione interna. Anche il sostegno per l'affitto noi suggeriamo di rimodularlo secondo l'ampiezza della famiglia. C'è un altro problema dell'accesso, che è la questione degli stranieri. Oggi il requisito per far accedere uno straniero, una famiglia di stranieri al reddito di cittadinanza è un requisito altissimo. Sono 10 anni di residenza, un compromesso che ci sembra assolutamente ragionevole e in linea anche con le regole dell'Unione Europea è quello dei 5 anni. Poi ci sono delle questioni che invece hanno a che fare con le conseguenze in termini di iniquità del considerare separatamente risparmio, reddito e proprietà immobiliare, per cui poi non si conta il risparmio nel definire l'importo, e poi ci sono le criticità dovute al funzionamento dei centri per l'impiego che dei servizi sociali comunali. Pensiamo che ci sia una sopravvalutazione del rifiuto del lavoro da parte dei beneficiari di reddito di cittadinanza. Non sappiamo quante domande effettive di lavoro sono state fatte e quindi eventualmente rifiutate. Sappiamo che sono relativamente poche le persone prese in carico, è da qui che dobbiamo partire. Dobbiamo partire dal fatto che le persone devono essere prese in carico, profilate, accompagnate e poi possibilmente essere messi in rapporto con una domanda di lavoro che deve essere una domanda di lavoro adeguata alle loro capacità. Quello che noi suggeriamo è, per incentivare il lavoro, è consentire di tenere una quota del reddito da lavoro fino al livello del reddito non tassabile, perché al momento, se per ogni euro guadagnato gliene togliamo uno, all'inizio gli togliamo l'80%, ma poi dopo il 100%, effettivamente non sembra che valga la pena lavorare. Anche qui non occorre inventare molto: in molti paesi, in Francia, in Inghilterra, in Germania, esiste già l'idea, il fatto che si possa tenere un sostegno al reddito contemporaneamente guadagnando nel mercato del lavoro fino a un certo livello. Qual è la proposta per risolvere il tema della congruità dell'offerta, no? Che è uno dei quelli su cui si è dibattuto di più. La cosa che forse farà discutere di più e che fa arrabbiare qualcuno dei percettori è quello di dire che anche un contratto di lavoro a tempo pieno e pagato il giusto di un mese dovrebbe essere preso, perché
queste sono persone che vanno agganciate il prima possibile al mercato del lavoro, però contestualmente, a differenza di quanto non è stato deciso nella legge di stabilità, noi diciamo che congruo non può essere ritenuto un'offerta di lavoro a 250 chilometri o su tutto il territorio nazionale, perché è irrealistico innanzitutto e poi è anche insostenibile per queste persone con questo livello di reddito. A me sembra che questa manovra non abbia riformato il reddito di cittadinanza, semplicemente ha irrigidito un po' i controlli e in parte anche irrigidito le condizioni, per cui, come dire, se bisogna fare una riforma del reddito di cittadinanza bisogna entrare più nel merito, come noi abbiamo cercato di fare